Buonasera amici e ben ritrovati all'interno del nostro appuntamento Mi presento, sono donna. Ancora una volta questa sera porteremo in onda una storia molto interessante per due aspetti fondamentali che secondo me incuriosiscono e al tempo stesso incoraggiano chi ci sta ascoltando, chi vive un disagio molto forte all'interno di una situazione familiare dalla quale non riesce ad uscire. C'è sempre una speranza per tutti e c'è sempre un momento, il momento in cui avviene questo passaggio. E l'amica che sarà con noi questa sera e che ci racconterà la sua storia lo ha fatto in termini di tempo molto brevi ed è secondo me un insegnamento importante che le ci dà quando la forza, il coraggio, il desiderio di sopravvivere al dolore riesce a farci anticipare i tempi che invece in altre situazioni sono molto molto lunghi. È la storia di Maria. Maria nasce in una città della Liguria, è una donna molto coraggiosa che conosce bene il suo essere single, nel senso che lei vive essendo molto indipendente, non è legata ufficialmente a nessun uomo, però conosce anche la maternità, perché Maria è una donna che è diventata madre, ha cresciuto una bambina oggi adolescente e un giorno ha deciso di dare qualcosa in più all'amore, ma forse lo ha fatto non considerando alcuni aspetti che poi sono diventati rivelatori e molto gravi all'interno delle mura domestiche. Ma la storia la racconterà lei, intanto le diamo il benvenuto. Ben ritrovata, buonasera Maria. Ciao, Becky. Allora, Maria, io dicevo, analizziamo un aspetto importante, cioè Sì. il fatto che tu ben conosci cosa significa cavarsela da soli, cioè Sì. crescere una bambina in una situazione comunque familiare in cui sei tu che fai un po' da padre e da madre e quindi lavorare, perché hai da sempre lavorato, e mettere magari un po' da parte anche quelli che poi sono sentimenti che dovrebbero appartenerci, cioè il diritto di vivere una storia d'amore. Un giorno però di non tanto tempo fa arriva qualcuno che ti permette di fare più spazio al cuore. Sì. Quando incontri questa persona e cosa avviene? Questa persona ci siamo, diciamo così, incontrati attraverso un social network. Quindi ci siamo conosciuti così, abbiamo cominciato a scambiarci notizie su di noi, abbiamo scoperto di avere delle cose in comune che ci piacevano e quindi abbiamo deciso poi di vederci. Al primo incontro abbiamo parlato, ci siamo più o meno piaciuti subito e io ero un po' restia perché così è tanto tempo che ero da sola e quindi avevo il mio tram tram, la mia vita e quindi però c'era qualcosa in lui che mi affascinava e quindi ho deciso di rivederlo un'altra volta. E quest'uomo ti ripeto, mi affascinava molto perché aveva un bel modo di parlare, un bel modo di guardarmi, mi ha fatto sentire importante, mi ha fatto sentire bella dopo tanto tempo. E così è iniziata questa relazione. Ti interrompo. Vorrei sottolineare che Maria non è un'abitué dei social network, ma a rafforzare l'idea di incontrarsi con quest'uomo c'è anche un'amica che conosce entrambi e questa diventa per Maria una sorta di garanzia anche che le permette di, diciamo, donarsi con più apertura a questo nuovo incontro. Esatto, sì, esatto. Quindi per me la persona era una persona assolutamente, diciamo, affidabile perché appunto avevo questa amicizia in comune. E quindi comincia questa nostra relazione. Fin da subito questa persona si è dimostrata a tratti una persona speciale perché è di una cultura molto elevata, quindi si poteva parlare di tutto. A tratti però cominciavo a vedere anche delle situazioni, una gelosia che era un po' strana. Io non, le mie relazioni passate non ho mai avuto nessuno dei miei partner era mai stato geloso, quindi ho detto ma magari sarà una cosa normale, mi vuole molto bene, ci tiene molto a me, quindi vuole tenermi solo per lui. E purtroppo questa gelosia e questa, diciamo, ossessione che lui aveva per il mio passato, il fatto di essere una donna comunque spesso single, senza essermi mai sposata, senza avendo cresciuto un figlio da sola, eccetera, per lui era diventata un'ossessione, lui non capiva perché io ero da sola e quindi da qui la mancanza totale di fiducia nei miei confronti.
All'inizio questa gelosia però ti coinvolgeva piacevolmente perché sentivi un'attenzione nei tuoi confronti che per una donna single con la responsabilità di una figlia e quindi tutto quello che comporta logicamente questo, è un sentimento che viene a mancare molto spesso. Quindi ritrovandolo lo vedi anche bene. Che poi sottolineiamo anche che la gelosia buona è anche bella perché quando ami non puoi fare a meno di essere un po' gelosa. Però voi in pochissimo tempo andaste a vivere insieme. Cosa ti fece fare questa scelta? Questa scelta fu dettata dal fatto non tanto perché io avessi fretta di mettermi qualcuno in casa, perché comunque, come hai detto bene tu, io ho sempre vissuto da sola con mia figlia, e quindi per me non era un'esigenza avere qualcuno in casa, però volevo far capire a questa persona, cercando in questo modo di farlo diventare meno geloso e meno ossessionato, che lo volevo vicino, che gli dimostrava in questo modo che ero lì per lui, che la mia totale devozione, ero lì per lui, che lui, tra virgolette, poteva controllarmi, e questo è già il primo grosso sbaglio che ho fatto. Ad un certo punto la gelosia si trasforma in qualcosa di più profondo che inizia a fare male alla tua anima, alla tua mente e poi anche al tuo corpo. Raccontiamo brevemente, insomma, l'evoluzione di questi percorsi. Quando ti rendi conto che c'è qualcosa di profondamente discutibile e di non sano negli atteggiamenti di questa persona? Dunque, la prima volta è la prima volta che lui mi ha messo le mani addosso. In occasione di cosa? In occasione sempre di questa gelosia, siamo usciti con amici, e lui riteneva che il mio atteggiamento in questa occasione fosse stato di una persona che è molto disponibile anche verso altri uomini, e quindi lui ha pensato che certi miei sguardi, ha interpretato certi miei sguardi in un certo modo. Come se fossero la disponibilità tua nei confronti di altri uomini. Questa è un'immagine su cui molte donne che ci ascoltano anche da caso, al rovescio, in percentuali molto minime, molti uomini, è bene che considerino, perché essere corteggiati non significa, cioè non c'è una colpa nell'essere corteggiati, no? Accade, poi dipende sempre da come ci si comporta, ma secondo me la differenza si vede tra quando sei corteggiata e comunque la fai passare lì perché hai rispetto nei confronti del tuo partner, e quando invece ci tieni ad essere corteggiata perché tendenzialmente sei una che non è fedele al proprio rapporto. Ma essere corteggiati non è un peccato. Invece nei casi di gelosia morbosa, malata, che poi sfocia in violenza psicologica con la quale combatte tutti i giorni, Paolo Libera Tutti, l'associazione è fisica, è qualcosa di ben diverso. Rientraste a casa quella sera in questo primo episodio e lui come passò dalla violenza verbale alla violenza fisica? Guarda, Jackie, non, talmente è stata una cosa che non mi aspettavo, che non ti saprei dire il momento esatto in cui è successo. È iniziato subito dicendomi che appunto mi ero comportata male, perché avevo fatto questi sguardi erano esagerati, che mi ero comportata in maniera. E poi quando io ho cominciato a dirgli, ma no, ma ho cominciato in qualche modo a reagire, perché comunque io all'inizio di questa relazione cercavo di reagire al suo modo di essere. Dopo mi sono proprio umiliata, e la mia dignità è andata proprio a farsi benedire. Però all'inizio cercavo comunque di spiegare che non era così, che io non sono così, che sono una persona diversa. E quando ho cominciato a reagire, e lui era sempre più arrabbiato, alla fine mi ha tirato una sberla. E io sono rimasta, sul momento sono rimasta paralizzata, perché non mi era mai successo, è la prima volta che mi succede. E poi dopodiché ho cercato di calmarlo, perché lui era arrabbiatissimo, e nel momento in cui l'ho toccato, lui è partito ancora di più, e quindi ha cominciato a darmi più sberle, forse anche un calcio, non ricordo, perché sinceramente
ho un po' rimosso alcune cose. Maria, questo è un processo mentale che viene messo in evidenza più volte anche durante le terapie, che noi attraverso l'associazione abbiamo scoperto che esiste. Quando il dolore che arriva sulla tua persona, quindi sul tuo cuore, è così grande, la mente tende a nasconderlo, per cui spesso può capitare che si ricorda di aver litigato, ma non si ricorda il motivo per cui si litiga. È un sottile gioco di difesa della mente che sarebbe il caso che noi facessimo man mano nei nostri percorsi di guarigione, uscir fuori ed elaborare, perché altrimenti ci resta sempre questo dolore dentro. Tu mi hai raccontato di episodi in cui all'improvviso scattava questa rabbia e lui ti confessò un giorno che c'erano delle gestualità che facevano sì che lui diventasse più violento, come appunto quella di accarezzarlo, di calmarlo quando era molto nervoso. Sì, esatto, sì, così. Credo che lui partisse proprio e non ci vedeva più, diciamolo così, che non vedeva più niente. Oltretutto gli si trasformava proprio il viso, diventava proprio un'altra persona irriconoscibile per me, perché comunque lui ha avuto dei momenti dove comunque era una bella persona, ci si poteva parlare, era affettuoso, però poi aveva questi momenti e appunto quando io cercavo di calmarlo e mi avvicinavo per calmarlo, lui si agitava ancora di più e lì veramente si alzava le mani, calci, schiaffi, è arrivato a sputarmi addosso, a tirarmi delle cose e poi tutto l'aspetto psicologico che fa forse anche più male a volte delle botte. E quello che io mi portava avanti, non so, io ecco, una cosa che non riesco a spiegare è che perché non ho reagito, perché non io pensavo col mio amore, col mio essere così devota, ad essere sempre a casa, cercando di stargli vicino il più possibile, cercando di calmarlo, pensavo di riuscire a cambiarlo in qualche modo. Lui ti chiedeva e ti ha chiesto man mano attraverso, diciamo, piccole frasi, modi di fare, ti faceva percepire che aveva bisogno di controllare quello che facevi. Sì. E quando tu eri sotto controllo, lui stava bene. Nel momento in cui facevi qualcosa che faceva parte della tua vita, lui andava fuori di testa. Quindi in automatico ti trovasti all'improvviso, senza accorgertene, per un sottile gioco delle parti e dell'amore, a fare quello che lui ti chiedeva e che non era più ciò che volevi fare. Cioè eri diventata una brava bambina. Brava, esatto, quello che volevo dire io. Una bambina che non è più in grado di fare niente se non quello che diceva lui, o ogni volta che volevo fare qualcosa per conto mio mi ritrovavo talmente insicura che dovevo chiedere a lui se facevo bene, se facevo male. Tutto questo anche nella gestione della casa, non solo al di fuori. E comunque sono stata isolata da tutte le persone che conoscevo, amici o conoscenti, e l'ho lasciato fare sempre in quella stupida convinzione che io dovevo dedicarmi a lui, perché io volevo questa storia, volevo questa relazione con tutta me stessa, ero stufa della mia vita di prima e volevo essere, avere una persona che mi volesse bene, che vivesse con me, con cui condividere delle cose. Questa voglia così forte mi ha portato veramente a sopportare qualcosa che nessuna donna dovrebbe mai sopportare, non dovrebbe, completamente senza dignità, completamente svuotata di tutto quello che so di essere. Tu mi hai detto una cosa sulla quale mi sono soffermata e che conosco bene, e cioè che pensavi che alcune cose, alcune sottomissioni accadessero soltanto alle donne che non hanno mai avuto una grande fiducia in se stesse, che non hanno mai avuto grande speranza sul futuro, magari con una condizione socio-mediatica, socio-economica inferiore, diciamo, ai parametri della normalità. E invece io mi sono ritrovata poi a vivere determinate condizioni, e alcune volte accade, anzi spessissimo accade, perché in percentuale le donne che sono sottoposte a violenza psicologica, ancora di più di quella fisica, sono delle donne che hanno
una grande preparazione, una grande empatia, dei ruoli importanti, e comunque sono delle persone molto forti, perché talvolta, questo lo ritroviamo anche nei quadri del persecutore, scritti da appunto da scrittori di un certo livello, da grandi professionisti, da magistrati, da chi dentro le storie ci sta perché raccoglie le testimonianze, compreso il magistrato Agliastro, che io più volte insomma nomino. Nella tipologia del persecutore c'è questo desiderio di affiancarsi ad una figura molto forte, perché di base c'è una grande debolezza in chi poi attua questo tipo di violenza, e talvolta ci sono anche dei disturbi paranoici, no? Quindi degli atteggiamenti psicotici, sì, che vanno al di là, diciamo, del perdere il controllo ogni tanto, come accade a tutti, o del litigare lanciandosi, certo, addosso qualcosa, certo, come forse ogni tanto potrebbe capitare, anche succedere. Certo. E quello che diventa routine e quotidianità e che tende però a distruggerci non va più bene. Tu tra le tante cose mi raccontassi un episodio. Intanto lui era così furbo, entrava e usciva da questo suo percorso di violenza in base al fatto che ci fosse o meno la presenza di, sì, tua figlia, perché non lasciava traccia del male, no, che ti faceva. No, assolutamente. E un'altra cosa che tu hai detto tra le tante, mi è rimasta impressa perché rientra anche in un disturbo, no? Questo fatto che non si potesse mangiare cioccolata in casa. Sì. Ecco, soffermiamoci un attimo su questo, perché non è una stupidaggine, perché per qualcuno è la cioccolata, per qualche altro invece è un brustel, e per un altro è i polli che vengono allevati male. Sì. Però un conto è dire io non lo mangio perché secondo me fa male, un conto invece è far sì che si instauri un sistema di dittatura dentro casa, sì, e che nessuno possa toccare quella roba, altrimenti scatta l'inferno. Sì, esatto. Come, sì, mai un giorno tu non mangiasti più cioccolata? Perché secondo lui la cioccolata, cioè la cioccolata come diciamo anche il dolce in generale, erano, ma neanche una questione fisica di stare bene, che potesse far male al fisico, era proprio una questione di, non so come dire, di premio. Cioè, ad esempio, a mia figlia piacciono molto i dolci, e secondo lui faceva male, perché comunque era come se io la premiassi per magari se faceva qualcosa che non andava bene, si comportava in maniera che non andava bene, lui diceva che comunque dargli un cioccolato o un dolce era come premiarlo, e da lì è iniziato. Cioè lì nessuno più poteva mangiare cioccolata, altrimenti lui si arrabbiava in malo modo, e poi da lì, sì, scattavano tutte le, sì, le procedure, le di procedure. Guerra. Le procedure in effetti scattavano di più, non tanto per questo, ma scattavano più che altro perché lui era geloso del mio passato, diciamo, e quindi guardando la televisione usciva fuori magari una persona, un bell'uomo, mi diceva è quello lì ti piace, e da lì iniziava tutto il percorso. Era un iter che io quando cominciava così sapevo già come andava a finire. Iniziava ad offenderti. Sì. Maria veniva, sì, offesa anche soltanto facendo un commento e riferimento, sì, ad un personaggio TV, un attore, un autore, una, sì, qualsiasi persona normale, sì, e il commento non doveva essere fatto in sua presenza e non doveva riguardare la sua fisicità o il suo aspetto intellettualoide talvolta, no? Quando facciamo dei commenti in riferimento a qualcuno che vediamo, cosa che accade a chiunque sta, certo, guardando la TV, certo, nel bene o nel male, certo, no? Chissà quante ne avrò io mentre insomma, certo, si guarda il programma di cose pesanti, certo, ecco, succede, fa parte della nostra umanità. Andare oltre e quindi violare il diritto ad essere se stessi, a pensare, amare e vivere, è qualcosa che ci turba profondamente. Io dico sempre, non bisogna mai chiedere a una donna che ha permesso questa violenza il motivo per cui l'ha fatta, perché sono, no, dei processi che partono da lontano. Lo chiedo anch'io da sola, ma non riesco a darmi una spiegazione. Perché le cose accadono. Sì. È importante elaborarle. Tu però c'è qualcosa che a te insegna, che attraverso te può insegnare tanto, sì, a tutti noi. Maria questo percorso lo porta avanti nella sua vita con le umiliazioni, i danneggiamenti fisici, la violenza psicologica, il terrore, l'ansia, ma dice no prima di un anno di Estonia. Lei riesce a chiudere questa cosa e paradossalmente a darle la forza in questo percorso
un uomo con il quale lei molto tempo prima aveva avuto quella meravigliosa creatura e con il quale poi non si era mai sposata, cioè il padre della figlia, che continuò negli anni ad avere comunque un atteggiamento quasi di protezione nei confronti di Maria. E a dimostrazione che molte storie continuano a vivere, no? E quindi anche molti affetti al di là, se poi si diventi marito e moglie o meno, quest'uomo decide di aiutarla, decide di mettersi in contatto con un familiare di Maria, lei si sente forte, ecco perché è importante non rimanere da soli e eliminare l'isolamento sociale. La prima cosa importante è rivolgersi a qualcuno e già con una parola si può cominciare un percorso di rinascita. Quando dico non chiudete mai le porte quando qualcuno vi sta bussando, perché potreste cambiare la loro vita anche con poco. Grazie. Anche una parola detta in un certo momento, in una certa condizione, può cambiare tutto. Bisogna trovare la forza di dirlo a qualcuno. Parliamo del momento in cui scatta tutto questo e dopo un tot di mesi, insomma prima dello scadere di un anno, tu riesci a mandar via di casa il tuo persecutore e un po' per volta ricominciare a vivere. Cosa è accaduto? Allora, è accaduto questo. Io comunque il giorno in cui è successo questo sono uscita di casa con lui che mi diceva di tutto, proprio mi trattava già male, perché lui non sopportava più neanche che io piangessi. Io stavo talmente male che credo di non aver mai pianto tanto in tutta la mia vita, e quella mattina sono uscita piangendo con lui che mi urlava di tutto. E quindi sono arrivata in ufficio che ero già molto, molto giù e non riuscivo, e gli ho mandato un messaggio dicendogli che così non potevamo andare avanti, che forse era il caso che questa cosa in qualche modo finisse. E lui, che in genere è lui che dice, lui è quello che decideva, questa cosa l'ha mandato un po' fuori di testa, quindi ha cominciato a scrivermi cose che tipo che non ce la poteva fare, che era andato anche, che ci dovevamo vedere, che dovevamo parlare ancora, tutto questo mentre io stavo lavorando. E una mia collega che ha seguito abbastanza da vicino tutta questa mia faccenda, senza sapere esattamente quello che succedeva, ma mi vedeva che non ero più la stessa persona, che ero sempre triste eccetera, e mi ha detto una cosa, ed è stato in effetti lì il momento in cui io ho detto adesso basta. Mi ha detto Anna, non puoi andare avanti così, per l'ennesima volta, dopo avermelo detto tantissime volte. Quel giorno lì è scattato qualcosa dentro di me, e allora ho preso il telefono e ho chiamato il papà di mio figlio, e poi da lì quello che hai detto tu è partito tutto. E siamo loro riusciti, ci hanno aiutato a far sì che questa persona andasse via di casa. Con questa persona, insomma, come accade ogni volta che ci sono queste cose, si è mantenuto un minimo di contatto iniziale, però tu insomma stai facendo in modo tale che tutto questo non resti, e stai anche ricominciando ad avere una vita sociale che per un po' di tempo hai esatto, sì, l'avevo eliminata, e mi sono anche resa conto che comunque io ho una forza dentro che avevo un po' accantonato per questa voglia, che credo sia comunque normale, di avere una persona vicino. Però bisogna lavorare, trovare quella forza, e trovare la forza di, ti ripeto, di raccontare, di dire, di non tenersi tutto dentro, e soprattutto di non farsi isolare, la cosa più brutta. A proposito di questo, io volevo dire che spesso anche con l'associazione, grazie ad una nostra coach che è appunto una carissima amica ed è anche molto, insomma, vicina a queste a queste situazioni, organizziamo dei corsi molto belli con Tiziana Anaclerio, che voglio salutare, attraverso i quali appunto ci si aiuta in questi percorsi di rinascita, di autostima, esatto, di consapevolezza di se stessi. Di questo ne parleremo, ti regalo anche un libro che ha regalato a noi come associazione Tiberio Faraci, che ha la sua rubrica Innamorati di te, si intitola Perdere e ritrovare l'amore.
perché è importante, insomma, considerare che talvolta, nel momento in cui si vive il lutto di un amore finito, perché un amore finito è sempre un lutto, c'è la possibilità anche di, l'amore non finisce mai, quindi di ricominciare ad amare portando con sé il meglio e facendo andare via invece quello che ci ha fatto Portando male. l'esperienza, che comunque tutto porta all'esperienza, sia il bello che il brutto. Ti do il libro, ringrazio Maria che è stata con noi e invito tutte le donne che hanno voglia di raccontare il loro vissuto per aiutare gli altri a farlo. Intanto abbiamo una pagina sul nostro social network, su Facebook, che è appunto Associazione Palo Libera Tutti, ma a mettervi in contatto personalmente anche con me attraverso il sito di Imperia TV, www.imperiatv.it, e vi ricordo anche che è ripartita quella che è, insomma, la campagna soci all'interno di Palo Libera Tutti, quindi insomma mettetevi in contatto con noi per saperne di più. Se avete voglia di fare la vostra testimonianza, vi aspetto a paloliberatutti@gmail.com per lasciare i vostri dati, così sarete contattati e ascolteremo le vostre storie. Noi non andiamo via perché tra poco c'è la nostra rubrica, facciamo solo una piccola pausa e voi rimanete su Imperia TV. Innamorarsi di se stessi, il percorso d'amore più bello e interessante che una persona possa fare con se stessa, imparando però anche ad amare gli altri. Questo è un po' il tema portante dei nostri appuntamenti all'interno della rubrica Innamorati di te. Mi presento, sono Donna, e con noi questa sera, come ogni sera all'interno della nostra rubrica, c'è il coach Tiberio Faraci. Ben ritrovato, Tiberio. Grazie dell'accoglienza, sono sempre molto contento di essere qua con voi. La scorsa settimana abbiamo cominciato ad esplorare quello che è il tuo libro Perdere e ritrovare l'amore, che si può già trovare anche online, facilmente reperibile. È un libro che a me piace veramente tanto, nel quale mi ci sono persa anche in settimana, un po' nei piccoli momenti, insomma, che ho avuto. Perché secondo me queste sono argomentazioni molto belle da leggere la sera, rilassandosi proprio di fronte a un aperitivo. Noi beviamo sempre analcolico, logicamente, però insomma, Rigorosamente. nascono i migliori discorsi dietro un buon bicchiere. E intanto volevo chiederti, consigli di affrontare queste dinamiche di innamoramento e amore con, ad esempio, accanto la persona che ami? Se è il È una caso, crescita anche quella? certo, se è il caso, sì, ovviamente sì, se è il caso, nel senso in questo libro, non solo però, questo libro nasce per aiutare anche, proprio tipo Rescue Remedy, le persone che stanno soffrendo ora, proprio in questo momento. E quindi, come dicevo le altre volte, lavoro spesso con coppie e quando c'è la volontà di tutti e due di trovare un punto comune, ovviamente Quando c'è questo, ancora l'amore. quando c'è ancora Quando l'amore, c'è ancora forse, l'amore. o quando c'è il frainte quando non c'è fraintendimento, perché a volte l'amore c'è, ma ci si è persi comunque. Qua ci sono tante testimonianze di tutti i modi possibili di perdere e di tutti i modi possibili di ritrovare l'amore. Leggevo nel tuo libro che, insomma, spesso si parla di come non lasciare andare le persone che amiamo, no? E c'è questo pezzettino quando dici modi per stare con lei, lui, anche se non è più con te. Esatto. Lo scopo che ci proponiamo è quello di stabilire il passaggio a un altro equilibrio, nuovo sì, ma dal quale lei o lui non è escluso, ma partecipe. E questo fa parte di quei consigli di cui parlavo proprio un attimo fa, ovvero alcuni modi, sono molti. In ogni capitolo, alla fine di ogni capitolo, c'è un consiglio che si può applicare per non sentire la mancanza di chi non c'è più. La mancanza di chi non c'è più talvolta è anche un lutto da elaborare. Talvolta è un lutto da elaborare. In quel caso questi consigli possono essere anche protratti nel tempo. Quando invece fosse esclusivamente la mancanza di qualcuno che non è più al nostro fianco perché ha scelto o noi abbiamo scelto di interrompere una storia, consiglio fin dall'inizio di usare questi consigli solo per un certo periodo di tempo, un po' come tutte le medicine che hanno una certa importanza, poi Nella andrebbero. terapia iniziale, Esatto, nella terapia l'urto, iniziale. esatto. E
Parliamo di uno dei capitoli che si ritrovano all'interno di Perdere e ritrovare l'amore, che tu hai intitolato Di chi si appoggiava a chi. E poi di Poggi, tu riprendi questa frase: l'amore di due anime sopravvive alla morte e si ripropone nel tempo fino a che entrambi saranno guariti e liberi. Sì, è un auspicio, nel senso che probabilmente l'amore è una delle discipline più adatte a espletare il compito della nostra vita terrena. Forse siamo qua per essere interrogati su questo punto, nel senso, se è vero, ci sono versioni che più o meno fantasiose, che però possono essere anche molto veritiere, che suggeriscono la possibilità che noi tutti siamo esseri divini, che in un qualche modo siamo stati messi qua per uno stage, mettiamola così. Ah, beh, e che poi torneremo da dove siamo partiti, che non insomma, sappiamo per andare dove dobbiamo andare, okay. Che strada dobbiamo andare, diceva Totò. Ecco, e magari l'amore è una di queste strade, che è un po' come se facciamo degli esami quando studiamo, non so, medicina. Tutti devono aver fatto quegli esami lì prima di laurearsi, e così probabilmente, sicuramente l'amore è una delle strade, delle arterie più importanti che nel corso della nostra vita percorriamo. Tiberio, cosa significa essere estremamente severi con se stessi in amore? È vero che la persona che è molto severa con se stessa in automatico lo è anche con gli altri, quindi anche con la persona che ama? Sì, questo, anche su questo ci sarebbe da fare più puntate. Perché è un altare il controllo, l'essere severi con noi stessi e spesso, come dicevi, anche con chi abbiamo accanto. È un altare su cui viene sacrificato molto dell'amore che dovremmo mettere in scena, perché basta una sopracciglia spostata che ci fa sentire il freddo sul collo e di conseguenza poi ci comportiamo non più liberamente come prima, oppure non perdoniamo a noi qualcosa, quindi siamo molto severi perché alla base c'è qualcosa che non ci è piaciuto del nostro comportamento. Magari siamo noi che abbiamo tradito, magari siamo noi che non siamo stati adeguati in una situazione importante. È vero che chi tradisce in amore, quindi chi sceglie anche solo per un giorno, per un mese, un altro partner, poi ha molta paura di essere tradito? È vero, ma secondo me c'è alla base una fragilità più importante. Secondo me spesso chi tradisce ha come percezione di essere a sua volta già stato tradito dalla persona dall'amore. Che tradisce, e quindi probabilmente ci sono delle aspettative che sono state deluse, per cui tradisco, per cui faccio questa cosa perché tu non mi hai dato quello che avevi promesso, o non sei stata o non sei stato quello che dicevi di essere, allora mi sento autorizzato a tradire. Sai, sentendoti parlare mi viene in mente di quando talvolta la scorsa settimana parlavamo dell'innamoramento. L'innamoramento può avere un tempo, ma può essere anche per tutta la vita, no? Cioè innamorarsi anche della stessa persona per tutta la vita, ed è una, diciamo, secondo me qualcosa a cui tutti quando ci si innamora aspirano, no? Ah, vorrei che tu fossi con me per sempre, questa richiesta di conferme. Quando ci si innamora ci si pone anche degli obiettivi che sono anche un po' un sogno, una favola, perché tu dicevi proprio la scorsa settimana quando noi la fase dell'innamoramento è quella ancora priva di paure. Assolutamente. No? A me una volta fu fatta una domanda che rimase abbastanza impressa, cioè, ma nell'innamoramento non c'è ragione, ci credi? Effettivamente ho detto, forse è vero, nella fase dell'innamoramento non c'è la razionalità, quindi tu non stai lì a programmare se stai sbagliando o meno, a dire una cosa, e poi subentrano le paure, quindi siamo di nuovo bloccati. Però quando è capitato, penso anche ai nostri amici da casa, no? Il momento in cui vi siete innamorati tanto tempo fa, avevate messo delle basi, vorrei costruire con te questo, vorrei che tu facessi con me quell'altro. Forse l'impegno più grande è crederci fino in fondo e realizzare quel progetto. Cioè, che cosa dicevamo? Quali erano i sogni di quando l'amore era bambino? Perché è un amore che nasce, questo è sempre bambino. Qual è il trucco per far sì che
i presupposti dell'innamoramento diventino poi delle cose realizzate. Sicuramente la comunicazione, perché spesso è una cosa che non viene più messa in atto e basterebbe invece poco per dirsi non stai facendo le cose che avevi promesso, non sto facendo le cose che avevi promesso. Quindi spesso questo, se ci fosse comunicazione, non avverrebbe. È vero, perché talvolta poi si resta delusi perché magari si danno tante aspettative all'interno di un rapporto e magari poi queste sono un po' deluse. Però, sai, io parlerei moltissimo di tutto questo e sicuramente ne continueremo a parlare. Perché l'amore talvolta, perché l'amore finisce sempre al di là di chi dei due prende per primo, insomma. Poi vuole insomma concludere la storia per primo, l'amore, in amore si soffre sempre tutte e due. E una Anche cosa, quando c'è grande dolore dietro una sì, storia. spesso c'è, una cosa che io dico sempre a chi viene da me sofferente perché ha finito una storia d'amore, dico sempre che l'amore finisce sempre. E questo spesso lascia perplessi perché, come? No, è accaduto a me, non, perché dici questo? Ma se volessimo vedere, una storia d'amore può durare anche 70 anni, ma poi alla fine c'è uno dei due che muore e quindi è liberatorio pensare che sì, le storie d'amore finiscono sempre, ma noi dobbiamo, come in un contenitore, mettere tutto quello che possiamo perché nella fase in cui, grazie a Dio, l'amore c'è e possiamo viverlo al meglio. Sai, questa è un'affermazione molto interessante secondo me da analizzare, perché il concetto che l'amore possa finire ci aiuta a far sì che non finisca. Nel Sì. senso che se noi, quando si dice non devi mai dare per scontato questa storia, non devi mai dare per scontato l'amore. E da un lato forse è vero, perché purtroppo noi esseri umani riusciamo a tenere le cose strette quando ci rendiamo conto che stanno per scappare. Quindi forse il trucco per far durare una storia è sapere che dobbiamo metterci il meglio dentro, perché può anche finire, non è detto che duri per sempre. È un po' anche un approccio alla vita, questo è Sì, assolutamente. importante, dare ogni giorno il meglio di noi stessi. Direi che può essere la frase con la quale questa sera ci salutiamo. Può essere. Allora facciamola. Si è sempre sentito dire, no, che se ami qualcuno devi renderlo libero di andare e che se torna era tuo, se non torna non lo è mai stato, a volte si dice, no? Quindi sicuramente lasciare la presa, lasciare la persona nel concetto io ti amo e starai sempre nel mio cuore, avrai sempre un posto nel mio cuore, però sentiti libero, se vuoi essere qua devi esserci con gioia e io Devi farò esserci sul altrettanto, serio, cioè se devi ci esserci sei, sul ci serio. sei in tutto e per tutto, se non ci sei, non ci sei, perché altrimenti poi si rischia di avere un amore a metà. Eh sì, come spesso accade. Spesso accade, tra l'altro nell'amore a metà, magari ne parleremo, c'è cioè uno dei due logicamente che soffre parecchio di più, perché aspetta sempre questa ricompensa, questo riempimento che invece poi non arriva, Non quindi arriva da una mai. parte c'è la richiesta incessante di ma mi ami, ma cosa senti, ma come mi ami, e dall'altra parte invece tutto può diventare anche pesante. Però comunque Magda, io ti amo, tu mi ami, vedi che è una cosa reciproca, con questo ci lasciamo anche per questa sera, parleremo di amori, innamoramenti, perdono, ma anche crescita personale, perché poi tutto è una crescita, nel corso del nostro prossimo appuntamento all'interno della rubrica Innamorati di te, Tiberio. Sai cosa ti dico? Questa sera prendi pure il tuo bicchiere, brindiamo all'amore, non l'amore quello che fa male, ma al Amanti. diritto di essere amati. A tutti voi, buon proseguimento su Imperia TV. Per parlare di tutto questo e quindi di benessere a 360 gradi, siamo qui con il dottor Fabio Sasso, che si occupa di medicina e chirurgia estetica all'interno dello studio medico associato Matteotti di Sanremo. Buonasera, dottor Sasso. Buonasera. Una delle prime domande, diciamo, che le faccio è: talvolta con un semplice massaggio si può risolvere un problema psicofisico?
raramente, purtroppo. Però forse serve. Sicuramente aiuta. Allora, intanto le chiedo, rispetto forse a un tempo, la concezione, l'approccio alla chirurgia estetica, lei trova sia cambiato, nel senso che oggi certe dinamiche si affrontano con più facilità? Sì e no. Diciamo prima di tutto che è aumentato sicuramente il numero degli uomini che si rivolgono al chirurgo estetico per correggere dei difetti fisici. E quindi il numero di uomini e di donne va piano piano equiparandosi. In questo è cambiato sicuramente l'approccio. In generale la chirurgia estetica vive un momento di calo, probabilmente sia per il momento economico non favorevole, sia per la voglia dei pazienti di andare incontro sempre maggiormente a interventi poco invasivi e quindi che abbiano un post-operatorio poco impegnativo e molto breve. È cambiato molto però anche il post-operatorio rispetto a un tempo, no? Ci sono delle tecniche nuove, delle soluzioni che permettono magari che alcuni interventi non siano molto, insomma, pesanti, invasivi come forse lo erano un tempo. Infatti parleremo anche delle nuove frontiere della chirurgia estetica. Però a me, diciamo, rimbalza subito una domanda curiosa, donna, quale sono? Che cosa chiedono principalmente gli uomini in un intervento di chirurgia estetica? Gli uomini che si rivolgono alla chirurgia estetica richiedono maggiormente la correzione di difetti, quali ad esempio la ginecomastia, cioè avere un seno con un aspetto femminile. E questo dipende da una questione ormonale? Si tratta solitamente in una ginecomastia vera di una ghiandola mammaria ipersviluppata, quindi che somiglia maggiormente a quella di una donna. Unito in alcuni casi a un eccesso di tessuto adiposo che lo circonda. Questo eccesso di tessuto adiposo deriva da un sovrappeso o può essere anche soltanto una costituzione genetica, nel senso magari sono persone in forma che però tendenzialmente hanno un seno che somiglia a quello di una donna? In parte dal sovrappeso, ma in parte anche da un malposizionamento del tessuto adiposo, da un aspetto del seno di tipo della mammella di tipo femminile e non maschile. Ci sono uomini perfettamente in forma che vivono questo problema. Anche perché diciamo che esteticamente poi non è tanto bello, no? Non è molto bello, in particolare in un momento in cui gli uomini si rivolgono sempre di più alle palestre, ai centri estetici, quindi funzionano molto le depilazioni, certo. I fisici molto palestrati, e quindi un difetto di questo genere viene vissuto in modo esageratamente forte. Dal punto di vista, secondo lei, così come opinione personale, psicologico, l'uomo che si rivolge a lei per un intervento di chirurgia estetica è un narciso? Alcuni sì, alcuni no, ma sono persone che vivono un disagio importante da un punto di vista psicologico. Parlando sempre della ginecomastia, è una persona che vive male la palestra, che vive male il mare, la spiaggia, perché trova un difetto che non gli appartiene. Non accetta. Gli piace. Esatto. Come spesso accade anche, diciamo, nelle donne. Certo. Non è da sottovalutare anche la genetica, no? Per cui tutti quei processi di adattamento a se stessi, dello stare bene, molto spesso magari forse sono importanti, perché quando si nasce già, diciamo, strutturalmente siamo fatti in una determinata maniera e in eredità portiamo magari determinate cose che poi esteticamente non vanno tanto bene. Certo, però bisogna imparare a viversi, a conoscersi per quello che si è. La mia concezione della chirurgia e della medicina estetica si pone come obiettivo il ripristino di una bellezza giovanile, di una freschezza che si ha in un'età intorno ai 20 anni. La chirurgia estetica che mira ad ottenere dei volumi innaturali, degli zigomi esageratamente prorompenti che in natura difficilmente esistono, un labbro particolarmente evidente e sovraesposto, cadono su un qualcosa che non è prettamente naturale.
che quindi esce dai canoni della bellezza anatomica naturale. Ma diciamo, in questi giorni è ricorrente un caso di un trans, noi non stiamo qui insomma a fare nomi, però è una persona che via via ha fatto un percorso da uomo a donna, solo che una delle cose, vabbè, è cercato ormai dappertutto, perché lui ha speso veramente, cioè, l'impossibile per diventare una donna a tutti gli effetti, però non è una donna, è diventato un mostro, no? Cioè esteticamente è qualcosa che non si può vedere, cioè non ha nulla né della bellezza maschile né della bellezza femminile. C'è un limite oltre il quale diciamo il desiderio di rifarsi, di cambiare, eccetera, diventa una ricerca insensata, quasi una patologia. E quante volte lei si è trovato di fronte a situazioni del genere? Allora, questa domanda pone due questioni diverse una dall'altra. Innanzitutto, se parliamo di un discorso di disturbo di identità di genere, parliamo di persone che sono comunque seguite da uno psichiatra, da uno psicologo. Per affrontare questo tipo di percorso è necessario comunque essere seguiti da uno psichiatra per almeno 2 anni. Ah, ecco, per almeno due anni. Per almeno 2 anni. In questa situazione quindi parliamo di qualcosa che è particolare rispetto alla chirurgia estetica in sé vera e propria. Certo è che una persona che, oltre al tentativo di uniformarsi esteticamente a quella che è il proprio vissuto emotivo, psicologico, va oltre e cerca sempre più di apparire, è qualcosa che esce dai canoni del trans vero e proprio, del trans che ha esclusivamente il desiderio di vivere la propria vita vissuta come da vissuto psicologico. Certo. In questo caso cadiamo in qualcosa di oltre, che è la chirurgia estetica o la medicina estetica, per apparire, per essere sempre più evidenti, per farsi notare, non per ottenere un ripristino di quelli che erano i tessuti, di quelli che erano i volumi in età giovanile, o di un sentirsi meglio con se stessi. Certo, quindi è importante che la chirurgia estetica e comunque interventi del genere siano mirati anche a un soddisfacimento personale, però in linea con quella che può essere, diciamo, la normale gestione della propria vita, cioè un tornare a piacersi in una determinata maniera e quindi non andare oltre. Però secondo me molto spesso c'è il rischio, appunto, che un disagio diventi un vero e proprio problema patologico. Senz'altro, c'è sicuramente chi vive un piccolo difetto come un disagio psicofisico, cioè chi per una ghiandola mammaria non sviluppata, quindi per un'assenza di mammelle, che non si vuole far vedere in costume, che sicuramente ha problemi a rapportarsi con gli altri, che vive una situazione psicologica particolare e che soffre una situazione di questo genere. Dall'altro lato però c'è da dire che bisogna anche dare un freno a quelle che sono le richieste eccessive. Possiamo fare un esempio di una ragazzina di 18-19 anni che non ha assolutamente seno, ha un torace maschile, chiaramente vivrà un disagio. La ragazza che ha una quarta abbondante, che vorrebbe avere una sesta, esula da quello che è un disagio e entra in una sfera certo, più patologica. Certo. Un vissuto fisico diverso da quello che è la realtà. In quel caso lei come medico come si sente di intervenire di fronte anche a richieste che vanno, insomma, al di là di certi percorsi? In quel caso bisogna avere la forza di rimandare a casa il paziente, magari consigliando un supporto psicologico per aiutare il paziente a vivere meglio con quello che è il suo fisico in quel momento. Certo, assolutamente. E in percentuale invece magari le donne forse sono più agevolate nell'ordinario. Quando lei mi diceva molto spesso della totale assenza di seno, di un seno che poi anche nel corso degli anni tende a diminuire, no?
magari le donne sono più agevolate perché oggi i reggiseni push up, doppio push up, cioè insomma se tu vuoi in un certo qual modo ti aggiusti, questo forse è più difficile per gli uomini. Sì, è vero, anche se il problema non è tanto del farsi vedere vestite, ma il problema nasce nel quotidiano, nel rapporto con il partner, nel poter andare alla spiaggia facendosi vedere in costume. Questi sono i problemi reali che le pazienti vivono. Gli uomini hanno dei vissuti che sono, è vero, più difficili da esprimere e sono più difficili da affrontare, anche se, come dicevo prima, in questo momento le cose stanno cambiando. Sono sempre di più gli uomini che si rivolgono al chirurgo. Questa è una curiosità che secondo me pone delle domande a molte donne, no? Perché lei prima ha parlato del seno, quando un uomo può avere un seno simile a quello di una donna, però insomma a me da donna verrebbe da dire, ma di cos'altro possono lamentarsi gli uomini, ad esempio delle maniglie dell'amore? Perché poi ormonalmente siamo fatti in modo molto diversi, certo. Noi tendiamo ad avere la cellulite che gli uomini non hanno, cioè determinate cose che, su cui gli uomini non potrebbero lamentarsi più di tanto, perché la natura già di per sé ci ha fatto in modo diverso, no? Si lamentano sempre di più di tematiche simili a quelle delle donne. Per esempio, sono in aumento gli interventi di blefaroplastica superiore e inferiore. Sarebbe la rimozione di una parte del tessuto in eccesso intorno agli occhi, delle palpebre superiori e della palpebra inferiore, che questo eccesso tende a chiudere l'occhio e quindi a renderlo meno visibile, con una forma meno bella. E vivono sempre di più il disagio del naso, per esempio. Ah, ecco. O un intervento non di chirurgia estetica ma di medicina estetica, sempre più richiesto anche dagli uomini, è un'epilazione a lungo termine. Ah, con il laser? Con il laser. Ha effetto? Ha effetto, senz'altro. Anche sugli uomini, anche che sugli hanno comunque una ricrescita, certo. Sicuramente più ha effetto, veloce. È più complicata, è un po' meno rapida, però ha effetto. E invece tipo le rughette d'espressione sono un cruccio per gli uomini o un segno di maturità? Di solito non sono un grosso cruccio per gli uomini le rughette d'espressione. In alcuni casi può capitare, però non posso dire che sia una delle tematiche più battute dagli uomini. Le è mai capitato di lavorare e intervenire su una donna e, diciamo, a prodotto finito, mi conceda questo termine, dire ci voleva proprio perché adesso ho fatto proprio un bel lavoro? Capita spesso di constatarlo insieme alla paziente, nell'ambito in cui, come parlavo prima, si mira ad ottenere un riposizionamento dei tessuti, un ringiovanimento globale del volto, quindi una concezione della medicina estetica proprio mirata al ripristino dei volumi e dei tessuti che si potevano avere 10-20 anni prima. Quali sono gli interventi che richiedono di più le donne? Per quanto riguarda la medicina estetica, sicuramente i filler e il botulino. Il filler del quale tra l'altro parleremo nel corso del prossimo appuntamento. Sì. Questi sono degli interventi un po', diciamo, tra virgolette, standard. Sì, in questo caso parliamo di medicina estetica. Per quanto riguarda la chirurgia estetica, la mastoplastica additiva è molto richiesta, il lifting, la lifosuzione sono tutti interventi molto richiesti. I glutei? Mi dica la verità, quante donne chiedono di rifarsi i glutei dopo infinite sessioni di palestre inutili? Non tantissime, e diciamo che per quanto riguarda i glutei ci sono pochi specialisti che se ne occupano in modo intensivo in Italia, per cui probabilmente sono quelli che vedono maggiormente questo tipo di pazienti. Certo, assolutamente. Per fortuna sta anche un po' svanendo il mito del sedere brasiliano, quello perfetto, perché i media e la cultura mediatica molto spesso inducono magari a, insomma, desiderare determinate cose che poi non rientrano neanche, insomma, tanto nella quotidianità, cioè ognuno può tenersi quello che ha. È una moda
Tant'è vero che uno degli interventi di chirurgia estetica più richiesti in Brasile è proprio la gluteoplastica, perché Brasile, è una questione culturale. In Brasile sono espertissimi. In Brasile sono espertissimi, quindi è una questione per chi culturale. Dovrebbe andare in Brasile. E in Italia invece cosa viene richiesto di più? In Italia vengono richiesti appunto interventi, il seno è molto richiesto, il seno viene vissuto in modo pesante, per cui è molto richiesto anche dalle ragazze più giovani. Un po' liposuzioni sicuramente anche, per correggere anche difetti minimi, non necessariamente dei difetti grossolani. Per fare un esempio, anche le ragazze molto magre possono soffrire di, possono presentare le culotte de cheval, quindi quell'accumulo adiposo che abbiamo sul fianco, sulla parte esterna del gluteo, che dà una forma poco armonica al corpo. Certo. È un intervento di nuovo molto, molto richiesto. È un intervento che ad esempio si fa in dei hospital? Sì, assolutamente. Ecco, oggi rispetto a un tempo è molto più semplice, diciamo. Diciamo che oggi rispetto a un tempo riusciamo a modularci molto di più su quella che è l'anestesia locale e quindi riusciamo a svolgere interventi in ambulatorio, anche comunque in day hospital, anche più pesanti rispetto alla semplice rimozione di una neoformazione cutanea. In anestesia locale, quindi praticamente addormentando soltanto la zona da trattare. La zona da trattare. E poi ci sono tutta una serie di altre cose che si possono anche fare, diciamo, a casa, nel senso che cioè esci dal, stai un giorno, diciamo. Sì, senz'altro. Non richiedono grossi ricoveri. E quindi sono interventi che ormai hanno un decorso post-operatorio meno pesante di qualche anno fa rispetto a qualche anno fa. E beh, questo insomma da un lato segnala anche l'evoluzione in questo senso delle tecniche utilizzate dal punto di vista appunto della medicina e chirurgia estetica, e al tempo stesso però significa che è cresciuta anche la richiesta, no? Da parte, cioè c'è un'utenza sicuramente maggiore che ha fatto sì poi che si sviluppassero alcuni percorsi. Sicuramente diciamo che ad oggi si rivolgono al chirurgo estetico varie fasce della popolazione. Si può avere la paziente giovanissima come quella un po' più avanti con gli anni che e vuole... non solo, forse una volta la chirurgia estetica era sinonimo di ricchezza, di benessere, di vippaggine tra virgolette, sì, no? Nel senso sì, che erano un po' più le attrici, insomma le persone che avevano un certo stile sociale e tenore di vita, e quindi per loro era un'esigenza apparire perfetti. Questo è vero, diciamo anche che con la medicina estetica moderna, con i materiali che costano probabilmente un po' meno di un tempo, si riesce a soddisfare una fetta più ampia della popolazione. Certo, assolutamente. Con interventi anche a scadenza. Che significa con interventi a scadenza? Quando parliamo di medicina estetica, quindi di botulino, di filler, piuttosto che di fili biorivitalizzanti, parliamo di trattamenti temporanei che hanno una loro durata nel tempo e che si vanno, certo, che vanno dopo un tot di tempo ripetuti. E di botulino, filler, rughette d'espressione ne parleremo nel corso del prossimo appuntamento, quindi martedì prossimo. Intanto ringraziamo il dottor Fabio Sasso che si occupa di medicina, scusi l'ho presa, non gli ho fatto, mi auguro male, chirurgia estetica, presso lo studio medico associato Matteotti di Sanremo. Vogliamo lasciare un riferimento per mettersi in contatto con voi? Sì, il nostro sito internet www.chirurgiaesteticamatteotti.com. E l'appuntamento è per martedì prossimo alle 21 su Imperia TV all'interno di Mi Presento, Sono Donna.